in vivai di alto livello come Entella e Livorno, quali sono le tue prime impressioni a Sanremo come squadra e come gruppo? Allora, sì, ho avuto già la fortuna di fare due allenamenti con la squadra, ho visto che è un bel gruppo, molto unito, dove so che posso crescere e migliorare molto. C'è cioè, pur sempre da dare il massimo e speriamo che questa esperienza, nuova esperienza comunque nel mondo dei grandi, mi porti appunto a un mio miglioramento. Ecco, la Sanremese quest'anno usa molti under in difesa proprio per avere più esperti possibili in attacco, quindi potrebbe essere uno spiraglio importante anche per te da questo punto di vista. Certo, spero di ritagliarmi comunque il mio spazio in questa società, di riuscire a fare bene dando sempre il massimo in ogni occasione e cercare sempre di migliorarsi sempre. Come vedi questo campionato, Sanremese seconda dietro all'Eco a 7 punti, un distacco importante ma con ancora tutto in girone da giocare? Certo, 7 punti sono tanti, però come ha detto lei c'è metà del campionato da giocare, sono tante partite e so che comunque la squadra c'è una buona squadra, quindi si potrà arrivare al nostro obiettivo. Tu hai già vissuto a Sanremo quando tuo padre giocava qui oppure eri talmente piccolo che... No, ero già stato a Sanremo e ci sono anche tornato diversi anni, è una città stupenda e che comunque non ho mai dimenticato. E che effetto ti fa giocare con la squadra di cui tuo papà, Cisco, avessi la maglia? Certo, è una bella emozione e spero di fare quello che mio padre ha fatto qui, spero di comunque di fare una bella esperienza all'interno di questa società.